ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per dirvi due cose veramente importanti. Siccome appunto riguarda il Romix mi avete chiesto di avvertirvi un pochettino prima appunto del Romix, della mia presenza, insomma. Appunto, nei prossimi giorni ci sarà il Games Week, il 14, il 15 e il 16 ottobre. E siccome ci sono ancora un po' di giorni di tempo, almeno per chi volesse venire, si può ancora preparare. E comunque per chi avesse già avuto l'intenzione sa che mi può trovare. Appunto, io sarò ospite di Tom's Hardware, quindi starò un pochettino nello stand e un po' fuori, perché tanto spero ci sia la possibilità di stare fuori. A Roma siete stati bravissimi, vi siete comportati veramente bene, almeno nei miei confronti. Spero possiate essere, diciamo così, educati anche al Games Week, e appunto non succederanno casini e rimarrò insieme a voi tutto il tempo. Detto questo, per chi può venire e vuole venire mi troverete lì, e per chi non può venire comunque ci saranno altre occasioni in futuro, altre fiere e robe varie. Un'altra cosa molto importante: molti si aspettavano il video del Romix, di fine Romix, in cui facevo vedere delle cose. Ragazzi, purtroppo le cose che mi avete dato non ce le ho in questo momento, perché per questioni di tempo ce l'ha ancora Marci, perché appunto quando eravamo in macchina non siamo riusciti a dividere tutte le cose, già che erano veramente, ma veramente tante. Quindi quando tornerò da Milano, appunto, avrò sia le cose che mi darete, se mi darete qualcosa a Milano, che quelle di Roma, e quindi ci farò un video a parte, diciamo. Detto questo, in questo video super ultra veloce volevo anche avvisarvi che mi è arrivato questo coso. Come potete vedere è una scatola, non si direbbe, con scritto YouTube, perché appunto, ragazzi, mi è arrivato il play button e ora ve lo faccio anche vedere. Ovviamente solita letterina in cui penso ringrazio, ma sinceramente non l'ho nemmeno letta, quindi vabbè. Leggiamo questo bellissimo coso che è tipo morbidissimo e è difficile da tirare fuori, anche bello pesante, ed eccolo qua. Come si può vedere, se l'avete già visto da qualche altro youtuber, hanno tipo cambiato la grafica qua sotto, infatti è leggermente diversa, anche il logo non è più rosso e bianco, ma era rosso e bianco mi sembra, sì, ma è soltanto bianco e nero così, e comunque è molto bello, penso che lo appenderò da qualche parte laggiù. In genere quando faccio video voi vedete quella parte lì che è il mio armadio, non posso metterlo lì ovviamente perché appendere un quadro anche così bello pesante in un armadio non mi sembra il caso, quindi lo metterò da qualche parte là e magari ve lo farò vedere in un giorno, un futuro, quando farò rivedere la cameretta. Comunque ve lo faccio rivedere, veramente figo. E cosa bella, è arrivato, diciamo, nei tempi che avevano detto. Infatti i 100.000 li ho fatti 2-3 mesi fa, 3 mesi fa circa, forse 3-4, qualcosa di simile. E appunto il tempo che ci mette questo qui per arrivare sono circa 2 mesi, quindi sono stati, diciamo, di parola. Detto questo, ragazzi, questo era un video super mega veloce per avvisarvi della mia presenza al Games Week, che se volete delle informazioni in più basta scrivere Games Week su Google e andate sul sito e vedete tutto ciò che c'è da vedere, il punto preciso che dovrebbe essere tipo Milano Fiera, quella roba lì dove c'è City Life, insomma quelle parti là, Milano proprio centro, per dirvi appunto questa cosa qui che mi ha fatto il playback, che è una cosa fighissima e non vedevo l'ora mai arrivasse, perché è comunque un ricordo che rimarrà per sempre lì, quindi ci sta come cosa. E poi questa piccola parentesi del video mancante del dopo Romix, che appunto farò dopo addirittura il Games Week, quindi rimandato. Non so se lo farò insieme a quello del Games Week oppure no, ma penso sinceramente di sì. Mischierò tutto insieme e quel che viene fuori viene. Detto questo, io spero che questo video lentissimo e cortissimo vi sia piaciuto, e quindi ciao a tutti.